Le prime multe nella città di Salerno sono scattate questa mattina in via Vinciprova alle fermate del terminal bus del quartiere Irno. Nel primo giorno di entrata in vigore del nuovo decreto che ha portato all'obbligo del Green Pass base per utilizzare i mezzi pubblici e del Super Green Pass. Dalle ore 7 di questa mattina sono scattate le verifiche con un vero e proprio controllo a tappeto da parte delle forze dell'ordine. Pattuglie miste in diversi punti della città di Salerno: dal capolinea di via Vinciprova alla stazione di Salerno, alle fermate di piazza Malte. Piazza San Francesco, nonché nella zona orientale della città. La divisione della Polizia Amministrativa della Questura di Salerno ha coordinato il servizio di una task force con gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, la sezione anticrimine e commissariato Torrione. Durante i controlli del Green Pass per i passeggeri di bus in discesa, i poliziotti hanno sanzionato due persone che appena scese dal mezzo di trasporto, quando gli è stato chiesto di esibire il certificato verde, ne sono risultate sprovviste per l'infrazione commessa è scattata una sanzione di 373 euro. Stupore e perplessità tra i cittadini che questa mattina, seppur a conoscenza dell'entrata in vigore delle nuove regole, non si aspettavano di trovare la task force dei controlli. Tutti comunque hanno mostrato senza difficoltà il Green Pass, soddisfatti apprezzando la presenza di uomini in divisa in campo per far rispettare le regole. Si aspettava questa mattina tutti questi controlli della polizia? Eh, no, 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 assolutamente no. E infatti siamo rimasti, sono rimasto abbastanza sorpreso. Sì, sì, sì. Ci hanno controllato sia il Green Pass, sia i sì, biglietti eccetera. Vi sì. viene che sia un'azione giusta? Assolutamente sì. sì, sì sì sì. Anche perché effettivamente, effettivamente con tutti questi casi sì, è abbastanza è positivo che ci sia tutta questa forza dell'ordine a controllarci. Il momento ancora a noi non ci hanno controllato, comunque penso che è giusto, no? È giusto che tutti ci dobbiamo vaccinare, così siamo più liberi, più sereni. Più controlli, ma è giusto così. Ah, ci sentiamo anche un po' più sicuri di viaggiare, di entrare nei locali. È meglio che ci, tutti ci vacciniamo. Ho appena controllato il Green Pass. Sì, tutto bene. Sì, mi hanno controllato i Pass e mi hanno detto che sto a posto. Mi aspettavi questi controlli qui alla stazione stamattina? Sì. Eh, penso che è una cosa buona controllare e vedere chi è in gribbasso e chi no. Controlli alle fermate dei bus urbani ed extraurbani ma anche alla stazione ferroviaria di Salerno dove non solo il personale di stazione garantiva il controllo dei passeggeri in ingresso ai tornelli ma anche all'esterno con la presenza di polizie e carabinieri per quanti erano appena scesi dal convoglio. Le verifiche sono partite oggi, ma continueranno a campione sia per i viaggiatori sui mezzi pubblici, sia per i locali, in particolare nei ristoranti e bar, come ha chiarito ai nostri microfoni il capitano Paolo Cristinziano alla guida della compagnia Carabinieri di Salerno. Sta andando bene i controlli che abbiamo iniziato questa mattina che comunque continueranno anche questo pomeriggio, soprattutto poi in quelle che sono le fasce anche pomeridiane e serali. Eh, al momento non abbiamo rilevato ancora nessuna eh, violazione, quindi vuol dire che eh, la norma è stata ben recepita dal, dai cittadini e quindi dai vari utenti. Eh, I controlli continueranno quindi, per tutto il tempo, sono controlli che abbiamo già messo in campo nel, nei mesi precedenti e quindi siamo abbastanza ben orientati e molto dinamici su, da questo punto di vista.